Quinta giornata di Coppa Italia Serie B. Il Multietna, attualmente fuori dai giochi, cerca tre punti fondamentali per accedere almeno al primo turno preliminare. Ma davanti c'è l'ostacolo AC Box, secondo nel girone 1 con 4 punti. Buonasera e benvenuti a Sport City. Terzo calcio d'angolo in 2 minuti per la AC Box. Cross al centro, lo stacco di testa e arriva il gol. Braccioni, è stato lui, 1-0. Corto, dove c'è Muzzi, c'è spazio per Muzzi con il destro, palla fuori, primo squillo per il Multietna. Truzzi lancia lontano, la spizzata di testa interessante, ora a favorire un compagno che arriva lì con il destro. 2-0 a C-Box al decimo minuto di gioco, con un passaggio un po' rischioso in questa fase. Dumbia, sotto pressione Dumbia, si prova ad andare via molto bene il numero 10 in maglia gialla, poi c'è un compagno lì vicino. 3-0 a C-Box al dodicesimo minuto di gioco. La tiene lì, prova a girarsi, c'è un compagno ad aiutare, calcio di punizione. Parte Canestri con il sinistro sul secondo palo, arriva Braccioni che la mette dentro. 4-0 a C-Box. Rimessa a battuta corta, Guccini la recupera, l'arbitro lascia proseguire, ci sono delle proteste, c'è un compagno sulla destra, il cross è messo sul secondo palo, arriva Braccioni ed è 5-0. Parte Muzzi con il destro, la mette dentro, accorcia le distanze, 5-1. Il servizio dall'altra parte del campo, dove arriva Canestri che accarezza la sfera. La gioca lì vicino, proprio dove c'è un compagno, Braccioni converge verso il centro, fa tutto da solo, raccoglie sempre Canestri ed è 6-1 a C-Box. Azione che viene alimentata lì dove Braccioni tocca per Guccini, ancora il tocco per Braccioni, Guccini esce Vega molto bene. La lanciata in avanti, Braccioni prova a tenerla lì, viene messo giù, calcio di punizione. Parte Guccini con il destro, la palla gira ed è un grandissimo gol. 7-1 per la C-Box. Tocco lì vicino, poi il servizio sulla sua verticale. Ancora per un compagno, dall'altra parte c'è Canestri. Canestri con il destro, 8-1 a C-Box. La gioca vicino Guccini. Cresta, tutto di prima. Anche al volo ora la spizzata di testa. Poi sfera che viene insaccata sotto l'incrocio dei pali. Ha segnato Cresta. Cresta la recupera molto bene e si invola sul fronte sinistro, la mette al centro dove c'è un compagno lì vicino. Gol del 10-1. Arbitro che fischia la fine del match, 10-1 in favore dell'AC Box, che si guadagna la possibilità di giocarsi il primo turno preliminare.